Siamo con Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto in Sud America. Ha portato qui a Montecitorio la storia di Zelia Gattai Amato, raccontata da Antonella Rita Roscilli. Una storia importante che anche per capire di più della nostra emigrazione. Sì, una storia importante che vogliamo raccontare nei 150 anni di emigrazione italiana in Brasile. Questo 2024 vuole essere anche l'occasione per riscattare storie, biografie come quella di Zelia Gattai, che si incrociano in maniera perfetta, direi quasi emblematica, con la storia della nostra emigrazione, con i movimenti anarchici, socialisti, sindacali dalla fine dell'Ottocento, ma che poi, diventando la moglie, la compagna di Giorgio Amato, si insinua, no, in tutta quella grande storia artistica, letteraria, culturale del Brasile di oggi. Quindi una storia emblematica che noi vogliamo contribuire a divulgare anche attraverso questa iniziativa, promuovendo per esempio la traduzione in italiano di libri di Antonella Roscilli, che oggi è senza dubbio la più importante biografa di questa grande scrittrice di origine italiana, Zelia Gattai.